La Domiziana è una strada a sesso unico, piena di continui calori in corso, di attravestimenti pedonali e di attraversamenti pederasti. E benché le carreggiate siano munite di guard gay, l'ANAS, Associazione Nazionale Attività Sodomiti, ha disposto nella zona diversi segnali di pericolo pubblico. A 2 chilometri dall'imbocca c'è il primo incrocio con diritto di precedenza ai sessi unici alternativi e pertanto è d'obbligo il divieto di inversione a uomo. Proseguendo diritto e non tenendo conto del divieto d'amplesso si giunge a un bivio e poi a un trivio, ma attenzione che sulla sinistra c'è un trans, un transito interrotto per cui la deviazione è obbligatoria. Qui la strada è scocciolevole e pertanto si consiglia prudenza, specialmente a quelli che superano il limite di velocità. Ciò fatto si viene, oh pardon, si arriva, è lo stesso, a un cavalca, 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 cavalca via, e subito dopo la rotatoria vi troverete un semaforo in Q, oh che bello, incustodito, ed una zona riservata esclusivamente ai mestrocicli e alle motoseghe. Seguendo poi la striscia continua della mazzeria, a 300 metri sulla destra c'è una bella bomba di rigonfiamento con bar tabacchi, parcheggio gratuito e tanto di autorifessa per chi avesse problemi col pistone o con lo spint erogeno. Ripresa la Domiziana, supererete un massaggio a livello, poscia un passaggio all'uccello con divieto di sosta per spasso carrabile. Subito dopo vi incalanerete in una strettoia seguita da un culetto odosso, ragion per cui entrate ad agio, piano, piano. A pochi metri c'è la fermata dei pullman della TPN, transessuali passivi neoperati, e della SEPSA, società eterosessuali particolarmente superdotati avanti. Da qui in poi il transito è scorrevole, fate attenzione ai segnali di pericolo, caduta cassi e raffiche di sento, buon viaggio, maschiacci, wow.